Buonasera e bentornati sul mio canale. Ciao a tutti. Siamo Marco. Ciao Marco. Ciao ragazzi. Oddio. Allora ragazzi, stasera c'è una bella cosa. Io e Marco andiamo un po' col fiamma e poi andiamo un po' in norm. Quindi c'è un po' di cose così, perché c'è un bellissimo evento di triathlon su qui a Roma. Quindi andiamo a fare un po' di sorvolo, un po' di vedere un po', controllare un po' questo evento di triathlon su col fiamma 98. Poi torneremo e andiamo un po' in norm, in pattuglia. Quindi in questa live. Grazie mille Donofrio, ciao a tutti, ciao Rex, ciao a tutti ragazzi, veramente. Sì, vi do fa vedere, intanto cambio la schermata. Ciao Extro. Ok ragazzi, eccoci qua. Ciao Matti Gamer. Oddio, ma mi tagliava la testa questo. Ok, sotterrati, eh. Ok collega, andate sotto, lasciatemelo a me, sì. Grazie. Allora, ragazzi. Allora, facciamo solamente un giro dell'evento, così... Andiamo un po' con il fiamma, ragazzi, poi, facciamo un po' il giro per l'evento, così. Giustamente diceva, se poi andiamo tutti con l'elicottero nessuno è a terra. Eh sì, anche questo è vero. Ok, e ciao poi tutti, appena ragazzi. Atterriamo noi, salite voi, va bene? Ciao Stefano. Sì, nessun problema. Vai, okay. Grande pistolero, grazie, il grande ritorno di pistolero, ma che fine hai fatto, pistolero? Porti tu? Vai. Aspetta, però devo aprire la live. Porta tu. Intanto faccio vedere. Guarda, è bello il fiamma, ragazzi. Andiamo un po' col fiamma. Un po' che mancava un po' con l'elicottero. Un po' mancava, dai. Ok, guarda, è bello il fiamma. Andiamo un po' a controllare la gara, l'evento di triathlon. Adesso Marco avvierà anche la live, quindi aspetteremo a partire. Tanto porta lui, non è che... quindi non è che possiamo partire in saputa e lasciarlo a terra. Il fiamma 98 siamo oggi. È una norma che riesce a venire a prendere il collega da Parigi, che si è ritrovato nel strada. Allora, il fiamma 98 si alza in volo tra 2 minuti per l'evento di triathlon. Ok, buonasera, ciao Matti. Vengo a prenderla io, Sofarini. La ringrazio, Harry. Ok ragazzi, abbiamo confermato l'uscita. Guardi Matti, non lo so, potrebbe finire come l'elicottero del 118. Vi ricordavate che si è schiantato? Ti vengo io e se sono andato. Potrebbe succedere. Ciao Ceo, grandissimo. Pazzo, mi hanno. Raffi ancora, non lo so e non mi interessa. Ciao Ceppone, grande. Okay. Ciao. Sei pronto? Io sono pronto. Live anch'io. Oh, bello sto fiamma dall'interno, eh. Allora, non è male sto fiamma. È bello il fiamma. Sì. Ciao gatto, grande gatto, benvenuto. Ciao Pasco, buonasera. Stasera i grandi ritorni in chat, ma che sta succedendo? Ciao Tievito, grande Tievito. Ok Marco, aspetta un attimo i motori, raga, tra poco partiremo. Matti, ciao Matti, ciao 18, carella, non mi ha fatto da Marco. Marco, saluti Matti 03. Ciao Matti 03. Allora, se guida Marco, no ragazzi, dai, mo sei imparato a guidare, ci sta, è bravo, dai. Okay. Ciao ragazzi, allora. Ciao Taffo. Funziona tutto. Ratti, Matti, 15 bit, grazie mille, caro. Ok. Ma dove sta la gara, tu lo sai dove sta? La gara? L'evento di triathlon. Dove si sta evolge? Ah, qua. Ci stanno gli altri colleghi su qua. Ti metto il punto, dovrebbe essere il punto sul GPS. 45 direi che non sfederebbe il collega. Allora ragazzi, no, il tampone domani vado a fare la prenotazione, perché ho saputo che lo devo prenotare. Quindi poi raga, domani io vi farò delle storie su Instagram. Perché pure Marco mi ha detto avvisami bro, perché è normale, dopo non preoccupa raga, io dopo farò, domani prendo la prenotazione, poi non so quando me lo daranno, penso per la settimana prossima, comunque sarete i primi a saperlo, insomma, quindi tranquilli.
Ancora non mi faccio niente. Allora, intanto qua dobbiamo, partire. Vai, te l'ho impostato il GPS. Ho fatto un incidente urgente. Una pattuglia qua da me è venuta in contromano e mi è venuta addosso. Mamma mia. Posizione, tragatimo. Sotto un ponte al gara centrale. Ciao Super Matto. Piazza Fiamma 56. Mi ha perso il signore ubriaco. Allora, ok, ok, arriviamo. Sì. Ponte, eh? Vai, sotto il ponte, sì, vai. Ho la vita, sei fermato. Mettimi un po' al punto. Aspetta. Sotto al ponte, dov'è? Vai, qua dovrebbe essere, vai. Mi schianto, regà, tranquillo. No, è bravo, tranquillo. dai. Mi saluti Daniele, ciao Matteo Querci. Ciao Matteo Querci. Ok, fiamma in volo, signori, fiamma in volo, si è alzato. Siamo pronti. Matteo Querci dice, mi saluti Daniele. Ciao Matteo, saluto. Qui fiamma 56, in arrivo sulla vostra posizione, ricevuto? Ciao Labrador, ciao. Ricevuto? Ciao Matteo. Ciao Black, grande. Ciao FMD, ciao ragazzi, finalmente sono in live anche io. Dopo qualche giorno che purtroppo non riuscivo a fare live. Verso enorme oltre. Qua sotto? Qua sotto, sicuro che c'è qua sotto? L'unico punto rosso vicino è questo. Pazzo, ma come mai su Discord non mi dice che sono abbonato? No, lo devi dire se sei abbonato. Se sei abbonato lo devi venire in disco e dire sono abbonato a Twitch. E ti verrà messa la tag, capito? Ciao Kevin. Qua, sì. Il fiamma è sopra di voi. Noi siamo sotto il ponte. Ok, noi cerchiamo di trovare. Cerchiamo di atterrare. No, ma siamo sicuri che è qua. Aspetta un attimo. Non è qua. Non è qua. Sì, sotto al ponte, questo è. Qua è il ponte, qua. Qua, sotto. Ho capito. Ok, qui fiamma, troviamo un punto per l'atterraggio. Comunque vi vediamo dall'alto. Sì, stanno qua sotto, bro. Ma noi atterriamo per cosa, bro? Non lo so, è che c'hanno bisogno di ausilio. Aspetta un secondo. Interrogativo, come state? Grado di salute? Dove stanno? Io manco li vedo. Stiamo bene, sto facendo fare la scortezza al soggetto che avevo di incontromano. Inoltre lui ritiene anche che era sotto effetti di alcolici. Interrogativo, il soggetto è sotto al ponte? Avete il contatto nostro, vivo? Ce l'abbiamo, sono insieme a noi. Ok, possiamo andare allora. Se non avete bisogno di aiuto, noi sorvoliamo un attimo la zona e vi diamo supporto dall'alto. Sì, potete anche staccarvi. Lo vedo, bro, con la macchina celeste, guarda. Sì, ma io pure lo vedo qua sotto, sì. Vabbè, andiamo all'evento allora, dai. Ok. Che okay, fiamma si sposta sull'evento di triathlon. Sì, dopo ragazzi si va in pattuglia con la macchina, tranquilli. Aspetta, io mi sono persi. Mi sa che stanno qua. Vai, stanno qua. T'ho messo il punto. Alziamoci perché qua siamo accanto ai grattacieli. Qui fiamma, se vi serve ausilio comunicate pure via radio. Noi nel frattempo andiamo all'evento. Chris, c'è un evento che io e Marco non sapevamo. Ragazzi, veramente, non sapevamo che c'era l'evento. Appena siamo entrati. Dobbiamo andare in radio 50. Ok, andiamo. Sì, raga, finalmente sono in live anch'io. Finalmente. Anzi, fa una cosa. Resta tu. Io voglio restare sulla radio dei carabinieri. Se mai succede qualcosa. Bravo. Okay. Tu mettiti in frequenza tu in 50. Sì. Boh, uno in frequenza 50, uno l'altro. Perché sennò dopo. Se mai succede qualcosa, poi. Non me la fa fare. Non te lo fa fare, non si può fare. Non si può fare. Non lo fa fare. No, forse è che devi scendere, forse. Vabbè.
Vabbè, andiamo, dai. Dani, domani te e Marco famiglia Bastone? Ragazzi, dovremmo riportare famiglia Bastone insieme a Marco. Perché gli devo dire tante novità al nostro fratello, tante novità che abbiamo fatto da soli e deve sapere pure lui e voglio sapere cosa pensa, quindi vediamo. Devo accedere al veicolo? In che senso? Ah, devo scendere dal veicolo, cavolo, non mi fa cambiare mentre siamo in volo. No, te lo fa fare? Fa vedere? Ma provo, ma non lo so. 50 la radio, no? Il nostro Daniele accanto a noi. Sì, a me lo fa fare. Ciao, Polis. Dai, ci sto io in radio 50, dai. Qui fiamma 56 si avvicina per l'evento. Adami promosso. Siamo a occhio che c'è già due elicotteri, sei a distanza. Ok, ricevuto. Allora, Marco, mi hanno comunicato che ci sono già altri due elicotteri, quindi siamo a distanza per l'evento. Mi raccomando, non ti schiantare. Cioè, andiamo con altri elicotteri, insomma. Marco, saluti Francesco Pugliese, grazie. Interrogativo. Grande Francesco Pugliese. Vi è ancora necessità di recuperare l'elemento dal bomba. Siamo a distanza, guardiamo l'evento. Negativo, abbiamo già proceduto con... Mica mi sa che di là, Qua bro, vai, t'ho messo il punto. Possiamo tornare, sono arrivati tutti i partecipanti? No, negativo, ci sta ancora una persona che sta correndo. Dovrebbe essere qua sotto. Ricevuto. Saverio mi sposta in croce rossa. Sì, qua sotto. Vicino, guarda che i due che avevano tagliato male sono adesso al C-75 del tuo collega. Ma c'è qualche barca dei carabinieri? Non lo so. Quella barca lì è nostra. Vedete quelli che sono praticamente il circuito al contrario? Hanno fatto la moto sono colleghi quelli? Due e poi hanno fatto la strada invece che sotterrato. Quadra di terra, vedete una posizione, recate. Bene ricevuto per quelli della moto. Allora, dovrebbe essere qua sotto comunque, sì, l'evento è qua comunque. Ci sta quella... Non lo so, c'è quell'imbarcazione qua avanti a noi. E poi c'erano... Questi erano colleghi, quindi qua dovrebbe essere. Noi andiamo un attimo in ospedale a portare un ferito grave. Ok, c'è pure un ferito grave, cioè. Ma qui fiamma 56, ma l'evento è qui nel lago? Sì, affermativo, l'evento è al confine del lago dove ci sta la cittadina. Ok, ricevuto. Aeroporto di Ciampino, sostanzialmente. Ok, grazie. Aeroporto di Ciampino sta l'evento. Mettimi il punto, aspetta, ti do il punto. Vai, mettimelo te. Dai. Ciao Ningino, salutalo. Qua, vai, ti ho messo il punto. Vabbè, comunque qua, dove siamo noi comunque? In questa zona qua. Ciao Valery, buonasera, caro. Non mi saluta. Ciao Dava, mi saluta. No, non saluta Ningino. Hai sentito il nuovo DPCM di Conte? Speriamo che la Sicilia non diventa zona rossa. Ragazzi, purtroppo l'Italia ultimamente è un casino, eh. Speriamo che passi in fretta questa pandemia, quello posso dire. Allora abbiamo ancora due soggetti che stanno correndo. Attenzione per la jeep dei vigili che sta venendo su, troverete. Ma non è l'aeroporto di Ciampino questo? Questo non è l'aeroporto di Ciampino. Ricevuto. No. Ma come no? Interrogativo da squadra sommozzatori dei vigili del fuoco. Qualcuno ancora corre in alto? Ah, forse quell'altro, aspetta. Negativo. No, e quello è l'altro. Questo qua, bro. Allora, ha sbagliato, vieni. Metti i punti sbagliati. Ma che adesso metto aeroporto? Quello di là. Che miseriaccia. Lo devo manganellare, ragazzi. Lo devo manganellare, ma come devo fare? Come devo fare con questo personaggio, cioè? Ok, il fiamma si avvicina. Okay. Ricevuto fiamma, attenzione c'è già Drago, La c'è traffico? La gialla, la più bassa, meno male Giorgio. Affermativo, Drago in volo e Pegaso tra un po' convergerà. Ok, ricevuto. Allora, occhio che c'è un po' di traffico, ci sono l'elicottero della... Siamo attenti. Qua dovrebbe essere, infatti okay, sì. Pullman sotto? Sì.
Vedo. Ah, vai di là vicino al ponte. Vai vicino al ponte. A sinistra tua, bro. Ci sono delle macchine, ho visto. Squadra sommozzatore arrivati al punto di incontro. Qua ci dovrebbe stare delle macchine, vedi? Vedi le imbarcazioni? Per tutti gli elicotteri in volo, attenzione ai colleghi con l'imbarcazione. Complimenti alla divinità per il tiro a piattello. Non lo so come mai Samug ti dice che fa così. Ah, sta attento perché ci stanno il tiro al piattello qua, occhio che ci possono prendere. Dani, prendete le macchine. La macchina è dopo, ragazzi, dopo. Chiama, mi confermi che ti stai avvicinando? Sì, sì, siamo sopra proprio all'evento dove sono le imbarcazioni sul ponte. Ok, rimani qua, bro, perché ci stanno gli altri elicotteri. Dove li vedo? Dove sono gli altri? No, si stanno avvicinando, me l'hanno appena comunicato. Volevano sapere la nostra posizione. Saverio, da Bernardi. Oh, qua sotto ci stanno anche gli altri colleghi. Scusa, ultima comunicazione, sì. Tutti i partecipanti sono arrivati a termine. Ragazzi, li vedete sotto voi dove sono? Questa è la gara di triathlon, vedete? C'è la macchina della polizia, i carabinieri, imbarcazioni. Noi dobbiamo rimanere qua in questa quota, collega, in questa quota perché di terapia che c'è un signore che mi occupa. Perché abbiamo comunicato agli altri elicotteri in volo che siamo qui. Quindi non ci possiamo aumentare o spostare. Dobbiamo rimanere per questa quota. Defender, rimaniamo qua così sopra? Sì, sì, rimani così. L'elicottero è tutto. No, è bellissimo l'elicottero. Ma è più bello quello che porta però. Ora sì. Io che lo porto sono meglio. Adesso vi sparano al fuoco d'artificio. Ti immagini, Pasco? Tanto caschiamo in acqua, precipitiamo. Facciamo Mayday. È vero? Chiedo scusa, ripetere l'ultima? Se vuole prendere la moto d'acqua. Per le forze dell'ordine, per cortesia, impedite a chiunque di prendere le imbarcazioni, eh? Interrogativo la posizione del signore. Stiamo convergendo. Un saluto dal 112 del signore Corpo Nazionale di Catania. Un saluto a voi, ragazzi. Abbassati un pochetto. Allora, infatti sì. Tanto siamo sopra l'acqua, in teoria dovrebbe essere tranquillo. No, vabbè, tanto l'ho comunicato che siamo in questo spazio aereo. Vai. Sì, infatti, Giorgio, guarda, stavo disegnando il controller. Poi sì, l'evento si sposterà verso giù. Ma l'evento poi dove si sposterà dopo passato l'aeroporto di Ciampino? Fiamma, l'evento è appena terminato. Ah, ok, grazie per la notizia. L'evento è appena concluso, mi hanno comunicato. Bene. Quindi dovrebbe essere qua sotto se è concluso. Ma ci stanno ancora, che stanno arrivare qualcuno? Se arriva qualcuno? Per poco, mi ricevete? Avanti. Qui squadra sommozzatori, vigile il fuoco. 33 Trentino, entrano a Trento tutti e 33. Trevellando. Ciao Arancino. Allora, quelli di elicottero, riuscite a spostare il drago? Perché se no non abbiamo modo di atterrare. Ah sì, Giorgio, certo. C'è chi ce l'ha, la cloche si chiama. Grazie, esco dalla radio. Il joystick. No, ma lui dice proprio intende la cloche. Sì, quello pure è bello. Allora, Jen, allora, l'evento era una gara di triathlon che si è concluso qui. Noi siamo arrivati in ritardo, ragazzi, perché non lo sapevamo che c'era l'evento. Però abbiamo un po' partecipato con il Fiamma. Purtroppo l'evento è finito qui. Vedi che sono le imbarcazioni, sono arrivati qui praticamente. Noi stiamo un po' sorvolando, siamo in comunicazione radio con gli altri operatori, altre forze dell'ordine che fanno parte di questa gara, ma è finita, ragazzi. Si è conclusa pochi minuti fa, quindi tra poco io e Marco mo faremo un altro sorvolo alla zona, torneremo in caserma e usciremo con la Norm in pattuglia. Quindi ci cambieremo anche da piloti con la vista della Norm. Ma ci sono le luci all'elicottero? Le luci all'elicottero c'era solo
c'è il faro, per i vigili del fuoco abbiamo c'è il bisogno luce. Di un'unità dei medici per un signore che si è buttato in acqua, è andato sotto acqua e non so se, se ha ingoiato troppa acqua e ora si sente male. Oh mio Dio, c'è un signore che sta affogando. Dove? Dovrebbe essere qua vicino all'imbarcazione di prima. Avete, avete bisogno di ausilio del fiamma? Vabbè, l'ausilio no, allora magari dimmi dov'è la posizione. La posizione? E di luce. Gli facciamo le luce col faro. Pazzo, puoi fare UF, puoi usare il video. Ah, volete. Volete la. La vista visto dalla camera dell'elicottero? Ma qua non c'è nessuno comunque. Ma forse si dice. No, di là. Dove sta il punto? Dove sta il punto? Ok. Mi sa forse là stanno. Eh no, Francesco, mi sa che non si fa con UF, non lo so. Qua dovrebbe essere. Occhio perché ci dovrebbe stare in volo l'altro elicottero dei vigili del fuoco. Sono tutti atterrati. Ok, prova a abbassarti un po' di quota, collega, vedi un attimo. Vedi, abbassati proprio piano piano. Eh sì, vedo ancora un po' di gente allora, a terra. Stiamo parlando di Radio 50, stiamo effettuando la premiazione dei 4, eh. Poi abbiamo terminato tutto. Ah, figo, stanno a fare la premiazione sotto qua. Madonna, non vedo nulla. Pure io non vedo niente. Tutto nero. Vedo nero. Ma il faro come si accende? Ma in teoria con la L. Forse mi sa che lo devi accendere tu, mi sa. L'ho acceso. Io non lo vedo. O si è sporcato, aspetta. Accendiamo il faraccio di ricerca. Oh, acceso è acceso, eh. No, lo so che ho acceso. Vedo che è acceso. Ora è acceso, vai. Lo vedi? No. Uè, Lucky! Grande Lucky, buonasera. No, adesso no, non vedo niente io. Come no? No. Guarda. Ragazzi, andate dalla live di Marco e ditelo, che ne faccio non vede. Non vedo. Boh, che ne so. Vedi? No. Ah, mo sì, mo lo vedo. Ah, mo lo vedo. Però non c'ha quel faraccio che c'ha l'elicottero della polizia. Ma ci dovrebbe avere anche questo comunque, perché l'altra volta l'avevo attivato. Non so. Allora si attiverà con un altro pulsante, forse. Boh, non lo so. Con H, però H l'ho attivato, non so perché. No, boh, non lo so. Non lo so sinceramente. Proviamo con J? K? No, K al telefono. Passo, ci vuoi bene, devi fare. Ma Francesco, se faccio UF mi esce dall'elicottero, non sono scemo. Ciao Rencino. Vabbè, dai, però così si vede, dai. Prendi qua. Perché? Ah, boh, si vede, due, dai. Due volte va premuto. Però, boh, non fa il faro tondo. Vabbè, non fa niente, l'importante è che fa un po' di luce. Poi chiediamo a Ninja come mai non fa. Perché Ninja è scarso. Vabbè, boh, forse, non lo so, forse si attiva. Vabbè, boh, pure così va bene lo stesso, dai. L'importante è che si fa luce. Drago decolla. Che hai ricevuto? Occhio che il drago sta a decollare. L'ho visto. Vai drago, spazio aereo pulito, vai. Ricevuto, decolliamo. Ma tu ci viene addosso. Ciao pazzo, saluto l'arma dei carabini di Napoli. Saluto a voi. Che dici, vogliamo tornare in caserma? Sì. Dai. Allora, fiamma si stacca, torna in caserma. Buon proseguimento. Ricevuto fiamma. Poi rientro. Ok, rimettiamoci a 5. Qui fiamma 56, rientro in caserma. C'è qualcuno di Catania? Ok, alziamoci un po' di più. Alza.
Allora, ora andiamo un po' in pattuglia, ragazzi. Noi siamo, cioè, che io e Marco siamo venuti un po' qua perché c'era questo bellissimo evento. Esatto. E volevamo partecipare pure, farvelo vedere. Però purtroppo siamo arrivati troppo tardi. Però, raga, perché il bello è che io e Marco non lo sapevamo che c'era l'evento. Se no, si faceva un po' prima. Francesco, il mio numero non lo puoi avere. Scusa. Un posto di blocco con la norm, la stazione mobile si può fare. Evento finito, ritorniamo al normale pattugliamento. Ok, ricevuto. Anche il fiamma torna in pattuglia, torna in caserma. Passo, vendete la... ricevuto fiamma. Ok, ho comunicato che siamo tornati in caserma. Sì, dimmi, mettimi il punto. Sì. Allora. Il punto è qua. Ah no, devi togliere il punto tuo, se no non me lo fa mettere. Allora, il numero, se vuoi, si può avere, sono 500 euro più IVA. Esatto. Però devi togliere il punto tuo, se no non me lo fa mettere. L'ho levato. Ok, comunque qua è a caserma. È qua la caserma. Poi, se vuoi quello di pazzo, quello non vale niente, tipo 2 euro. Quello vale 3,50 euro. Allora, rimettimelo. No, qua ho sbagliato, l'ho messo al ippodromo. No, l'ho messo giusto. Cioè, il pannello dell'elicottero è al contrario, vabbè. Come al contrario? Al contrario. Mamma mia. Perché? Ma che dislessico l'avrà montato? Proprio al contrario proprio. Boh. No, non c'è tentato per adesso. Allora, ragazzi, stiamo tornando in caserma. Andate in volante, mo sì. Come atterriamo andiamo in volante, ragazzi, sì. Radio mobile. Allora, Francesco, se mi doni 600 euro, ti do pure l'indirizzo di casa. Sì, sì, adesso andiamo in pattuglia, ragazzi. Un attimo solo. Ma andiamo in pattuglia, ragazzi. Stiamo atterrando in caserma. Non lo so che macchina prendiamo, Jen, ma vediamo, non lo so. C'è la quarta, come mi ricordo di te, certo. Vai, qua devi atterrare piano 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 piano. Ma proprio piano 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 piano. Secondo me io prevedo uno schianto, però. Ma stai zitto, stai. Io prevedo uno schianto. Lo schianto te lo do col manganello. Guarda che la caserma è dietro. Un attimo, che faccio un sorvolo qua dalla zona. Non lo so, Francesco. Possibile schianto. Quindi comincio a dichiarare lo stato di emergenza il Medei. No, è bravo, dai, se l'hai imparato a guidare, dai. Quando bisogna dirgli bravo se lo merita. Guarda, non so che macchina prendiamo, ragazzi, mo vediamo. La Leon? Oh, pure la 7 Leon, sì. Tanto che non prendiamo. Quello 200 all'ora, i colleghi sotto. 74 in caserma. Ok, ricevuto il fiamma in atterraggio sopra la caserma. È colpa di mano. No, ma no. Ma che atterraggio ti faccio? Cioè, guardate che atterraggio, mo a 3 metri ci schiantiamo, però. Proprio soft, guarda. Sì, soft. Vai, piano piano. Mayday. Mamma mia, vabbè, quello con l'elisoccorso non fu manco colpa sua. Che è restato senza mangiare, è morto, si è schiantato. Vabbè, ma quelli erano dettagli. Fiamma atterrato sul tetto. Mamma mia. Bravo. Qua facciamo un applauso al pilota. Facciamo l'ultimo check per la chiusura. E lui scende. Ma perché Mario mi vado a cambiare la divisa? Ma perché c'è la felpa della Stone Island? Non lo so. E non si schianta, assurdo. Ah, Marco, e non ti schianti, assurdo. Ok, andiamoci a cambiare la cosa, ragazzi. Database non c'è la multa o reato penale, okay. Di ubriachezza. Abbiamo fatto tutto, quello c'era da fare. Guida state prezzo. E non si schianta, assurdo. Ok, fatto.
Il film è disponibile per chi. Per chi lo deve pilotare. E mi chiude la porta. Allora, ci mettiamo vestiti da norm, no? Sì, esatto. Allora, sito da norm. Posto di blocco lo facciamo. Sì. Maglioncino. Eccola qua. Che figata sta divisa. Ma il maglioncino si può mettere? No, per l'ufficio. Sai che non lo so? Sì, mettere invernale, bro. Ah, invernale. UKPL. Mi raccomando, discorda il KPL. Okay. Grande drawings, carissimo. Metti il basco. No, il basco, ragazzi. Non lo so se lo possiamo mettere, il basco. C'è il basco? Sì, ma quando esci con questa... Non... No, raga, il basco no. Esci con questo. Allora, la divisa è fatta bene, ragazzi. Sì. Si fa passare la whitelist, va benissimo. Ci sto. Salve, colleghi. Buongiorno. Salve. No, ma perché mi fa così ultimamente? No. Non lo so, mi toglie la divisa, non capisco perché. Madonna, c'ha una luce accesa qua dentro, mi sto cercando. Ma perché mi toglie la cosa? Parca miseria, parca. Ciao! Allora, cappello. Ok, sto tornando. Non lo so, mi toglie... Dai, usate la tipo. Potremmo usare anche la tipo, ragazzi, come no? Stavate uscendo? Per il brigadiere, no, stavamo in caserma. Portare indietro l'ispezione col signore. Qua. Cosa è successo? Cosa è successo? Guida, cinque primi. Poca sobrietà, se si può dire. Ah, ma era il signore sotto al ponte? No, esatto. Scusi, sia fermo. Il signore che ha preso dentro. Collega, ma che ha fatto? Scusi, stiamo parlando. Un attimo solo. Sì, sì, posso sapere chi è il grado più alto qui? Sì, un attimo solo. Si metta per favore là, sto parlando con lei. Grazie. Allora, il soggetto è colui che ha travolto il nostro collega, recandogli anche dei danni corporali notevoli. Quindi... Okay. Adesso vediamo un po' cosa dobbiamo fare. Allora, spiegatemi un attimo la dinamica, un attimo per capire. Sì. Voi stavate andando tranquilli, giusto? Ricevi, spiegato perché purtroppo io non ero sulla scena. Era in sirena che stavo andando a prendere il collega in ospedale. Il signore è venuto dritto in contromano addosso a me. Ah, ma ha bevuto il signore? Contromano addirittura. Ma aveva bevuto il signore? Aveva, sì, dal chilometro risultava 0,24. Addirittura. Cavolo. Tanto. Allora il veicolo va sequestrato. Pur la patente. La patente è già tolta. Patente tolta, multa. Arrestarlo, poi... mi fate arrestarlo, la multa gliel'ho già fatta. Ce l'ho le munizioni, okay. Simo. Arrestarlo non mi fate arrestarlo, quindi... No, basta molto. Sì, sì, vabbè, basta ritiro patente, macchina sequestrata, penso basta. Direi insomma. Che basta. Esatto. Poi nel caso se chi è che si è fatto male, se chi si è fatto male gli può fare comunque la querela di parte. Ho fatto io, ma niente di che, solo non poi si è danneggiato la nostra macchina, c'è cioè il prendi armi, ok, dammi la paletta. Ma perché andavo in sirena? Boh, non lo so, ragazzi, andavo in sirena per un'emergenza, poi si sono schiantati. Cioè, non schiantati, quello è avuto contromano, ubriaco. Ubriaco e senza... Cioè, quindi è stata sia sequestrata l'auto che la patente. La macchina non è stata incidentata? Penso che gliel'hanno portata in questura a sequestrare, ma... No, dico la nostra macchina. Ah, la nostra okay. L'ha riportata qua, sono già sotto mano dei meccanici, cioè sta riparando. Ok, allora, quando succede, prossima volta... Ci fa la bella foto. Facciamo allora, una foto e facciamo venire un ferito. Esattamente, a parte la foto, deve venire un meccanico, valutare il danno e che dovrà pagare il signore. Gigi, mi dai... Dammi il manganello.
Allora, manganello ci prendiamo, che non l'abbiamo preso, mi sono scordato, perché prima stavamo con il fiamma, quindi non ci serve tutta la roba, il fiamma. Poi mi dai la torcia che ci manca. E ci dai anche il taser, perfetto. Allora, ci mettiamo questo, questo e questo qua così. Perfetto. Ok. No, l'M quello non serve, ragazzi. Solo se ci... La patente, la sequestro della macchina. Ah, beh, è giusto, scusa. È stato di Abrezza, scusa. Mi sequestrerà la macchina. Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera. Gaetano Leone, buonasera. Gaetano Leone, guida pericolosa, eccesso di velocità. Ma perché piangi, mi scusi? Allora... Ma paura di cosa? Non volevo farlo. Lo so. Mi dispiace, ma la legge è legge. Purtroppo. Le ha fatte tutti. Però deve stare attento, stato di ubriachezza a guidare. Non saluta, guarda. Assurdo. Assurdo, un saluto. Non so, vado a prendere il cellulare. E ride. E la radio la compro. Sì, sì. Ma come mai? Come mai? Stavo al vanilla. Ho capito, ma non deve bere mettersi al volante, però. Il mio amico pure lui era ubriaco. Ciao, Ciccio. Detto, vai tu, perché pensavo che ero il meno ubriaco io. Ma vi siete schiantati proprio con la macchina dei carabinieri. So, cioè, guarda, la sfiga. Quando si dice destino proprio. Comunque, vabbè, non si preoccupi. Mo... Deve aspettare 6 mesi per rifare la patente. Cioè, 6 mesi, quindi. Sì, sì. Dopo la rifà, però. Però, però purtroppo sì, è stato di ebbrezza. Sì. Non si guida. Sì, sì, avete fatto. Ciao, SG. Collega, perché gli oggetti non si possono più ritirare dalla caserma. Io ci ho fatto. Ok. Ok. Un attimo, anche prendo un fazzoletto. Ce l'avete un fazzoletto? Sì, aspetta. Tenga. Ah, ce l'ha quella. Grazie, tenga. Grazie. Nulla, adesso vediamo un po'. Appena ciao, si Peppe. Collega. E non saluta, non saluta. E non saluta, assurdo. Non mi ha ancora salutato. Cioè, sentilo lì che smanetta e non saluta. Sì, sì, è vero, è vero. Mamma mia, che maleducato. Silenzio radio. Addirittura. Mamma mia. Come si fa? Che è successo? E invece basta, che aspetta, collega, l'altro, che avevi la mano sul mento così che pensavi con la mano incrociata. Quello era il collega Capparini che lo sa fare. Capparini? Questo. Ma oggi penso che piove un pochettino, eh? Ah, lei pensa che piove. Ma mi sì. Vedo che sta, no? Bene, vediamo se piove. Se riesco a scrivere una bella nota, eh? Lo scriva nel WhatsApp, Nella... Avanti. Faccio vedere qui sul pezzo di carta. Allora, abbiamo no, vai, pezzo di carta. Pezzo di carta da poco proveniente dal centrale e qui ci sono 3-4 chi, persone. Chi? Qual altro pezzo? Si stavano menando. Ah, lui. Vabbè, noi siamo nella vostra... Vice brigadiere? In questura, nel parchetto. Vice brigadiere? Se riuscite, appena potete... Vice brigadiere? Un uomo è entrato, due uomini non è qua, entrati dentro il parchetto. Vai, dica. Lei ha per caso perquisito la ragazza, l'ha perquisito l'altro? No. Aspetti, arrivo subito. Siamo impegnati con il sequestro, se vuole io li posso far dire a voce, perché... Non dire a voce, mi servono le cose, questo... perché il deposito non va. Le ho detto, tra un po' arriviamo perché siamo qui bloccati da macchina non scende, la signorina dell'ACI è venuta, quindi... Siamo in divino, già capito, cosa è che aveva? Vabbè, me lo vado a ricomprare, non si preoccupi. Ma ci sta uno che sta a suona, ma chi è sta a suona, scusa? Un cellulare e una coppia. È scemo. Ma chi è sta a suona? Suona uno qua fuori. Ma? Scusami un attimo, fammi andare a vederla. Telefono, una radio e una GoPro? Un coltello, una radio e una GoPro. E un telefono. Perfetto. Ma... Quello pure che c'è pure contromano. Scusi. Ma... Ragazzi, c'è uno in centrale, aspettate un attimo. Mi scusi. Buonasera. Ma è il modo di parcheggiare quello, scusi? Contromano parcheggia. Non sto in contromano, mi sono messo un attimo in doppia guardalo, fila. Guardalo, ma assurdo. Pure, come in doppia fila? Rimuovi subito la macchina.
Un attimo, devo solo prendere la microfono. Dammi. No, 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 parcheggiala bene, poi e poi vieni qua dentro. Ecco, ecco, ci stiamo andando. No, mi si è rotto. Mi si è rotto. È permesso per mi si è rotto il labbro. No, che ha parcheggiato in doppia fila. Non so perché mi si è rotto. Due minuti per prendere l'amico mio. Malissimo. Dai, va bene, sparite allora, forza. Marco, Marco, ci sono anche io. Assurdo, non mi saluto. Non mi saluto, assurdo. Non saluta, non saluta. Scusami, non t'aveva visto. Andiamo, avevamo detto che andavamo in polizia. Lo so, vabbè, ma no, mi dissocio da quello che hai detto. No, mi sto dissociando anche io. No, ma perché ormai eravamo qua, c'erano tutti gli operatori, gli altri erano in riunione, quindi era un bordello. Sì, era un buon casino oggi stasera. Quindi adesso siamo andiamo in pattuglia, siamo. Quindi che allora, si fa? Campanini? Sì. Cioè, poi quell'altro è bello che parcheggia contro, contro mano in doppia fila. E vabbè, tanto me ne vado. Mannaggia, la merita che ho mangiato su che gengive. Così devi fare. Ma, vabbè, ma io stavo pensando, no? Ma stavo leggendo una cosa. Caparini se fa Natale o Capodanno a casa. Ecco. Non lo so. Fammi pensare un attimo. Allora, grazie, Birtolo. Non lo so. A sfogliatella. Le porte. Ma tu che fai? Che fai il pensante? Fai il pensante. No, pensante. La sfogliatella, al cioccolato. La sfogliatella. La sfogliatella. Ciao King. Detta. Allora, Capparini non va né a Natale né a Capodanno. Ah, bene, Capparini. Bene. Vediamo un pochettino. Ma che è? Bene, ma che è Capparini? Che collega il Capparini? Ma che sono te? Dovrebbe essere lui Capparini. Sì, sì. Ah, lei Capparini, lei. Ma c'è qualcosa che non mi sta convincendo, eh? Chi sarà mai? Non lo so. Allora, vediamo un attimo. Il collega accanto a me. Sì. Quello sulla destra. Ah, dimmi. Ah. Non è tanto normale. Ah, Dio. Vabbè. Ma Zulu Alpha? Dimmi. Ho sentito di sottofondo. Dimmi. Ma entriamo? Entriamo? Sì, vale, collega, allora. Stasera ma entriamo a far cosa? Come cosa? Vuoi entrare, scusa? Entrare. Ma non so ad ascoltare questo. Assurdo, mi dici di andare, non mi dici che dobbiamo fare. Carabinieri. Carabinieri, ma devo entrare fatti a 580 o cosa? A 580. 580. No, no, assurdo, mi sta facendo entrare per fare a 580. Dai, dai, entra a 580. Assurdo, sta cosa. È subito là. È subito là. No, ma che ufficio mobile? No, ti pego. No, non voglio andare all'ufficio mobile. No, no, l'ufficio mobile è brutto, è brutto. Ma perché brutto? È brutto? Ah. Perché è brutto? Ci portavo io con l'ufficio mobile. Ah sì? Allora sì, andiamo. Ah, lo guidavo io l'ufficio mobile. A posto. Ah, ok, allora andiamo. Allora vi accappottate alla prima curva. Sì, al rapporto tutti fuori. Ho parlato quello che anche sul rettilineo si capotta. Ma lo lascia fare. Mi dissocio da queste affermazioni nei confronti di X, pazzo X, perché sennò mi banna. No, ma se a malapena sarà tabellina del 2, allora... Ma come tabellina del 2? Ma come tabellina del 2? Dissocio, mi dissocio, ragazzi. Io. Ah, Marco, c'è gente che chiede se lo puoi far salutare in radio. C'è la 580 con lo saluta in caso. 580? La 580. Capperini, Capperini bannato. Su. Avanti 580. Capperini, allora. Oddio, è svenuto. Allora, pensiamo un attimo. Siamo regolamentati, giusto? Allora, qualcuno che tiri fuori l'ufficio mobile, subito. Tomato, ci vuole maggiore il tenente qua per tirarlo fuori. Tenente? Per tirarlo fuori. Bella domanda questa. Oh, sì, però sarete così. Oh, grazie Daniel per il raid. Grazie mille Daniel. Ma chi è che tira fuori? O chi è che lo tira sempre fuori? Siamo calmi, mi dissocio. Eccomi tornato. Ma non sei tenente, com'è che l'hai tirato fuori? Grande Daniel. Come? No, basta, niente, lascia fare. Sempre il tenente. Lascia fare battute. Non ma è lei che sta pensando. Ah, io faccio così. Allora, sto pensando. Okay, 580 sì. Arriva. 580? Quando arrivi? Ma dove sta la 580? Arriva sta 580? 580? 580?
morto. Che data è 80? Secondo me è colpa di Capperini. Capparini? Sì. Capparini? No, Capparini. No, è colpa sua, è colpa sua. Aspetta, mi è arrivato un messaggio. Secondo me è colpa sua. Assurdo. Assurdo, non viene. No, no. Mi 580. Oh, mi si sta stanca il braccio, però. Anche a me. Sì, a me. E non risponde. Non risponde. Allora, ragazzi. Sì. Aspettate che penso un attimo. Intanto lei si stacca un braccio, però. Ma lei. Ma lei fa sempre il pensante, però. Riposo. Ok. Ah, meno male. Allora. Formate due radiomobili. E potete uscire. Siamo in 5. Va bene? Allora, no. Io e collega lì. Ah, ok. Andiamo con l'ufficio mobile. Purtroppo. Canta. Purtroppo mi tocca. Purtroppo, no, con L. La sbatto dentro. Purtroppo. Purtroppo. Purtroppo, grazie. Purtroppo, la prossima volta che purtroppo. Lo dici, purtroppo. Dai, andiamo. Allora, dai, formate due norme, dai. Andiamo. Mi raccomando, comunicate bene l'uscita, comunicate bene il numero della serie. Andiamo con l'ufficio mobile. Vai, dai, mi tocca andare con l'ufficio mobile. Guarda i diritti in... Ma porto io però l'ufficio mobile. Porta 21. Ah, porta 21. Porta. Ok, porta la 21. Porto io perché c'ho il volante, porca miseria, devo utilizzare il volante. Dai, portalo tu, assurdo, dai. Devo utilizzare il volante, allora, perciò dobbiamo far vedere il contenuto. Dai, su. E sto entrando, attendimi. Dai, dai, forza, forza. Perfetto. Sono una canzoncina. Che fa? La la la. La la la, sì, la, sì, la, proprio la. Quella. Sì, sì. È modatile ti fanno. E non chiude la porta. Ma chi ho chiuso la porta? Ma che fa, non ci vedi? Mamma mia, mamma mia. No, vabbè, perché rimane accelerato? Perché non sai portare la macchina, non sai portare il furgone. Madonna. Ma cioè, nel senso, ti fai insultare da pazzo, assurda sta cosa. Cioè, è assurda, Marco. Aspetta, se ne prendiamo. Ma 4 in uscita con... Ma se ne prendiamo uno nuovo? No, che casino! Che cos'è? Dimmi. Mamma mia, Daniel. Dimmi. Cioè, lo stai diffamando davanti a una community. Non ma io Marco non lo insulto, fa. Ma non si fa, non si fa, è una mancanza di rispetto. Non è deontologicamente corretto. Ma scusa, solo a te rimane accelerato sto furgone, ma come funziona? Ok, scendi un attimo. Mamma mia, non si porta il furgone, mamma mia. E cade. Arrivo subito. Ma chi che cade? Ti aspetto dentro l'ufficio mobile, ci portiamo. Oh, è 50, va bene, con va, va bene. Dai, oh! Ma che mi lascia a piedi? Guarda queste le burle! A posto. Ok. Pazzo, mettiti dietro. Andiamoci dietro. Esattamente, mi ricordo. Aia! Ma dimmelo! Ma dimmelo! Aia! Aspetta. Ha spaccato tutto, Dai. Fammi salire dietro. Ma devi dal muscolo 9. Ecco, sono salito. Ho fratello. Vice brigadiere Giral di AC servizio. Allora. Ricevuto, vice brigadiere. Ah, allora, vediamo un po' che ci abbiamo qua. Quattro schermi. Come funziona? Allora, abbiamo la mappa della città. Roma Palazzo. Museo Nazionale Roma. Giraldi smontato dal servizio e mi trova da solo. Oggi è disponibile per accogliere un altro operatore. Un K ricevuto, attenda due primi, arriviamo subito in caserma a prenderla. Comunque fanno una caciara questa radio, porca trota. Allora. K. In canco. Chi è? Canco. Preparati pazzi, poi ci ribaltiamo. Ma Pasco, ma è normale che ci ribaltiamo? Alla prima uscita andiamo lungo. Quindi okay. Ci stava che vi è riuscita qua dentro? Sto proprio barricato. Allora, raga, intanto noi ci facciamo il giro. Va, giro. Allora, abbiamo un po' di computer, qua le scartoffie, altri computer. Qua abbiamo la mappa della città. Comunicazione di servizio, la 580 arriva tra due primi. Ma quindi usciamo col ufficio mobile?
Oh, dice Car, grazie per 1500 bit. Grazie mille, caro. Grazie mille. Grazie, caro, gentilissimo. Allora, voglio sapere le norme che ci sono. Allora, vediamo un attimo. Aspetta, comunico io qua dietro. Ok, c'è la 74, la 55. Qua 55. Siamo l'ufficio mobile. Ok. Okay. Noi ufficio mobile siamo alla 580. Ok. Ok, noi siamo a 580 ufficio mobile, no? Tutte le comunicazioni, esattamente, tutte le comunicazioni le farà la 580 okay. Per conto di tutto. Okay. Ok, ma dobbiamo comunicarlo però, l'uscita. Quando c'è la 580, noi nel frattempo ci facciamo un attimo un giro. Ok, allora vai. Ok. Tu Zulu ci sei tra poco, vero? Ci sei? Sì, aspetta un attimo che sto finendo... La canzone. Ma ha finito la canzone. Sì, è allora, finita. Ragazzi, intanto finita. Vi faccio vedere la stazione mobile. Tra l'altro, anche a noi della penitenziaria è arrivato questo qua, questo modello bellissimo, per trasporto personale. Per trasporto Marco. Non è trasporto detenuti questo, ma solamente per il trasporto personale. Sarebbe bello averlo nel server. Praticamente è uguale a questo, ha solamente lampeggianti tondi a cilindro, sempre a LED ovviamente, scritto Polizia Penitenziaria, e ci sono praticamente tutti dietro i posti per portare i colleghi, perché tante volte può capitare di dover portare magari 5-6 colleghi tutti insieme in qualche emergenza, in qualche istituto, e quindi viene utilizzato questo. Tipo a Marco. Per il trasporto detenuti invece c'è il... come si chiama? Tre volte mi dimentico il nome. C'è lo scudo... E il talento, ecco, questi due. Tipo, praticamente, quel camion messo in esposizione per la penitenziaria verrà usato per Marco per trasportarlo a qualche clinica psichiatrica. Attenzione! Mamma mia! È diffamazione! In località pubblica, cioè nel senso, attenzione, che qui parte la querela. Piazza pubblica, qua parte la querela. Attenzione, perché qua mi sa che facciamo partire la querela e mi sa che è pazzo che finisce qui. Ci sono pure testimoni, o no? È un bel po'. Certo. Comunque... tippami da te sono il 137. Ma che parole è tippami, scusami, significa? Ma assurdo. Ancora... assurdo. Perché dà fastidio? Ma... Perché deve... Ma che sta succedendo? Chi è questo? Ma assurdo sta cosa. Ma chi è quello? Tutto a posto. C'è qualcuno, non lo so. Marco, mi devi settare. Oh, grazie di Cecar, grazie mille. Ma io vedo... Sono di 137 sette amiburi carabinieri, così ci andiamo a mettere la divisa. Grazie, dice Car, comunque. Ma tu ti puoi mettere pure il maglioncino, se è fatto bene, se l'hanno sistemato, non so se l'hanno sistemato. Fatto bene, se non è fatto bene, vieni nudo e ti metti dentro con me se ne muovo. Ma? Dai, era una battuta, su, dai, fatti una risata, oh. Mamma mia, oh, fatti una risata. Rido, oh, è appondato. Appondato? Appondato scelto? Ma ridi. Assurdo. Oh, pazzo, sto ridendo. C'è all'interno. Allora, sì, ridendo. Ragazzi, facciamo... Noi siamo stazione mobile, quindi portiamo con noi la 580, che poi con le varie comunicazioni passeranno tutti da noi, dal nostro ufficio mobile. Anzi, stazione mobile. Stazione mobile. E possiamo anche coordinare un bel posto di blocco, punto di controllo. Un esatto. Io mi metto dietro, come... qua, con i computer. Magari aiuto di altre norme. Facciamo bello, magari organizzato bene con l'ufficio mobile. Scusa, qua io siccome qua sullo schermo c'ho il coso del bel McDonald's, se andiamo a mangiarci un panino. Sono sei veicoli là, c'è tutto uno più all'altro, vedo che sembravano volessero sembra... fare una gara. Se dove lanciare? Bene, dalla 580. Dobbiamo far vedere che lavoriamo bene e tu mi dici di andare via. Ma non è perché, però, se io vado dietro e accedo ai computer, no? Mi appare lo schermo della città col McDonald's. Che fa? Non vuoi andare a mangiare un panino? McDonald's? Che mi metto, Marco? Che metto? Mettiti la minigonna. Metti il maglioncino. No, mettiti maglioncino. Grave, stai cosa. Ok, chi ci è? Sono delle macchine che in teoria vorrebbero fare una gara. Allora, vediamo dove sono. Dove vogliono fare una gara? Facciamo così.
Allora, ragazzi, Daniele ci metterà in tempo reale sull'Odino, sulla mappa, sull'Odino, ci metterà i punti dove io devo andare. Ma guarda che io sto dietro, E la 580 fa comunicazioni radio, le fa solamente lui, adesso si mette il maglioncino, non so, si mette quello che si deve mettere e viene dentro a fare con tutti i suoi schermi, come vedete là c'è tutto il comando di tutto, ma io... e riesce a vedere. Ma io sto dietro, Marco. Adesso la 580 viene con te. Ah, allora io come ti faccio? Ah, ok, 50, mi vede la 55. Ciao, Tagod. Sì, abbiamo fermato un veicolo che proseguiva ad altissima velocità, guida pericolosa, appena ha fatto un incidente, strada che viaggia verso direzione Ancio. È vero, Vincenzo. Bene, prendete le generalità e fatemi sapere. Come, non me ne ero reso conto, non me ne ero reso conto. Ora... Che è successo? Uno va... Uno in giardino ha detto... Fazzo, tu dici tante cose. Adesso stiamo prestando. Se sparlano, aspetta, ma lo dico. Bandato, sali, sali. Contro un palo, soprattutto dopo i vari controlli, okay. Il soggetto non aveva la patente addosso, gli era stata ritirata oggi, quindi sono stiamo procedendo dietro. Con il sequestro del mezzo con successiva multa e sanzione amministrativa. Va benissimo, se riesci a dirmi la posizione. Ecco perché mi piacciono fare le live e parlare con voi, ragazzi. Che siete più pazzi di me, ci facciamo le risate insieme. Centrale. Porca miseria, risate. Ho fatto già un botto pensare. Comunque, allora, ragazzi, garage centrale, dai, andiamo. Ok, andiamo. Ok, arriviamo. Aspetta, no, comanda lui. Ah, ok, scusami. Scusami, comanda lui. Ecco, bravo. Comunica. Comunica quello che c'è il maglioncino, quindi. Esatto. Okay. Buonasera a tutti, 580 operativa. Raga, a forza dell'abitudine, perdonatemi. Andiamo lì, Vai, andiamo, andiamo. Metti per favore la posizione del sì. Garage. Yeah, metti tu. Ma perché mi sono offeso, Vincenzo? Io non mi sono offeso, Vincenzo. Anzi, mi sono schiattato a ridere, però. Assurdo, non parlo. Ho capito, mi fai impostare il GPS, mi fai toccare i tastini. Un attimo. Manganellate sulle gambe. Oh, ma ti do manganella 580 stasera, te. Mettiamo un attimo i lampeggianti. Cioè, no, dai, di tempo di mettere i primi tasti là, un attimo. Ci stava una nota passiamo di ricerca. Anche col semaforo. Ma sì, passiamo tutto. Vigili del fuoco, l'arma dei carabinieri. E avanti, vigili del fuoco. Vi comunichiamo l'atterraggio di Drago dopo l'evento. Bene, ricevuto, buon atterraggio, chiudo. Comunque assurdo e abusa delle sirene. Assurdo, abusa di potere. Abusa della segnaletica. Sto mettendo la segnaletica visiva per riuscire da a querela, passare. Sì, infatti. Facciamo tutto. Querela la faccio a chi la devo facciamo fare presente tutto alla procura militare. Sì, sì. Querela la faccio dopo a chi la devo fare. A me lo fai, tanto. Aia, questa è brutta. Ok, siamo arrivati. Guardalo come taglia il semaforo. Poi, troppa gente qua, È la Madonna! mi sto È la Madonna! Buonasera! Buonasera! È uno spettacolo! Rimaniamo sul posto del fermo, grazie. Ah, è uno spettacolo? È uno spettacolo? Allora mo vi portiamo dentro con questo. Ma c'è quel bello signore, quello che riconosco io? Salve. Collega, hanno detto che è uno spettacolo, mo li carichiamo dentro. Ok, allora facciamo. Allora, ciao ragazzi, io sono visto. Allora, pensiamo, cosa possiamo fare al signore? Ha detto che è uno spettacolo. Lo possiamo caricare dentro. Oddio. Che gioventù bruciata. No, ha detto che tanto che le piace sto furgone, adesso lo carichiamo. Ma io allora, ho preso i carabinieri. Dai, su, andiamo là, dai. Dai, andiamo là, dai. Entrate in assistenza, ci sono già loro. Io sono entrato in assistenza, sono nel pancio. Cosa vorrebbe dire assistenza? Ma infatti è appunto. Ma che significa, scusa, assistenza? La radio non... L'ha detto Gesù. Oh, non farmi togliere la cravatta. Cosa sarà? Ma perché che è successo? Scusatemi. È un canale sul cellulare, guarda. Diciamo che a
ecco. Quante pallette hai? Due. Una per il traffico e una per darti in faccia. Ah, ecco, lei. No, scusi, io sono uno che fa le burle, uno scherzone, uno che è simpatico. Per carità, quindi ho detto una battuta. Ma che è successo? Si posso sapere? Guarda, sono arrivato, c'era una carabiniera arrabbiato, è arrivato un angioletto, questi che si insultavano con parole non consone. Volevano sequestrare l'auto al mio amico qua. Esatto, e io e lui sono testimoni e Daniele. Cosa vuoi da me? Ma scusi, ma voi state tutti nella stessa auto, no? No. Ah, beh, no, perché sa, ho visto tua auto, cioè, insomma. No, io ho detto, io e Daniele non c'entriamo nulla, io e questo ragazzo. No, non siamo dei clown che ci mettiamo dentro l'auto minuscola. No, sai, perché ho visto tutti circondati l'auto. Ok, ok. Vabbè, ma allora chi è il proprietario dell'auto, scusatemi? Questo ragazzo qua con il lupo. Scusi, e voi che non c'entravate niente con il fermo, che fate qui? Ah, perché ci siamo fermati. Esatto. Ah, siete amici del signore qui? Il signore lui. Sono venuti addosso alla moto. Ma la moto qua, dove sta la moto? Sono arrivati. Ah, quella moto lì, quella moto lì. Sì, sì. Ok. Ciao, di car, grazie mille. Ma non so che io a lei lo stimo. A me, grazie mille. Vedete perché io preferisco fare carabinieri? Mi ha preso 2 euro l'altro giorno. Ah, grazie, caro. Te non meriti, te non meriti. Grazie. Allora, va bene, mo vediamo un attimo che dicono i colleghi. Vediamo che è successo. Lodo anche quell'altro esemplare di là. Ok. Ma vabbè, adesso vediamo un attimo perché c'è stato questo fermo, un attimo che non sappiamo niente. Un attimo, intanto se volete potete mettermi un attimo sul marciapiede, gentilmente, per favore. Non siamo in mezzo alla strada, per favore. Vabbè. Che mi sta chi è? Comunque, questa per quale motivo? Cioè, cosa è successo? Che diciamo? Ma che mi sta chiamando? A me mi sta chiamando. Allora ha fatto bene, collega, scusate. Infatti. Allora, colleghi, io ho fatto una chiacchierata un attimo. Ma chi è il soggetto tra quelli? Quello là su... Quello col... Ok. Quello che sta scappando. Ho capito. Sul borsone nero. Comunque, ragazzi, posso un attimo, colleghi? Sì. Allora, io ho parlato un attimo un po' con... dice che l'auto dei carabinieri ha tamponato questa moto, sono a dire. Noi abbiamo tamponato. Allora, arrivo subito. Perché praticamente, dopo che siamo arrivati qua... Sì. Praticamente loro erano dietro di noi, a quanto loro dicono. Sì. E noi siamo andati indietro per assistere questa macchina che si era chiaramente accidentata. Qual è la macchina, quella avanti, la Renault Twingo? Sì. Praticamente dicono che noi gli siamo andati indietro, gli abbiamo preso la moto. Sì, interrogativo in posizione. Noi, sì, abbiamo appena concluso il fermo del veicolo in zona ACI, officina meccanica, ci stiamo chiamando a continuare il pattugliamento. Non abbiamo visto nulla, la macchina è infatta. Vediamo nulla, insomma, però non era questo il problemino. Ok, e qual era il problema? Allora, qual è il problema? Il problema, come l'ho già spiegato all'altro collega, insomma, è che il mio collega di questa pattuglia si era un attimo, diciamo, leggermente irritato. E... Chi è venuto dall'alto? Chi è? No, l'ha chiamato lui stesso. Ok. Perciò Max ha chiamato l'alto? Sono un po' di palette in questa zona. Ho capito. Ma i signori invece qui sono coinvolti nel fermo? No, perché no. Ah, ok, bene, signori, se non avete nulla da dirci potete pure tornare. Signore, lei è il proprietario dell'auto, no? Sì, sì, aspetti che stiamo facendo una cosa... Ok. Nel senso. Collega, mi sente? Raga, un attimo capi bene la situazione qua. Siamo in stanza con un divino, nel senso non può parlare. Va bene. Vabbè, quindi che famo? Ci sganciamo. Noi ci possiamo sganciare. Allora, sì, ormai è andata fuori dalle nostre mani. Va bene, andiamo. Sì. Per il momento diciamo di sì con lei, per il momento vi ringraziamo comunque dell'intervento. Sì. Va bene. Noi siete della 55 o della 74? Loro siamo della 74.
74, ok. La 55 dov'è? 55 che hanno appena concluso il fermo zona A, ci sono tornati a normale pattugliamento. Ok, ah, perfetto. Dai, allora noi della 50 ci sganciamo. Ah, colleghi, se avete bisogno non esitate a contattare la 50, sempre operativa e disponibile. Va bene, arrivederci colleghi. Va benissimo. Cioè. Arrivederci, arrivederci. Arrivederci signori, Arrivederci. Arrivederci con la casa. Raga, niente, se volete un po' backup un po' la situazione, era un po' un casino, però adesso poi ci penseranno gli altri colleghi. Vai collega, sali dietro, io salgo avanti, dai. Assurdo, guarda. Assurdo, abuso. Ma che ti ridi, ma che ti ridi? Arruso, abuso. Ma vuole fare ma tutto il saputello. Io, ma, che... ma si ride sempre, sto... Dai, sali dietro, perché ti lascio a piedi, dai. Ah, pure, pure, mi minacci. Guarda, c'è un Power Ranger. C'è un Power Ranger. Mia, mia, dai. Bro, collega, hai visto un Power Ranger? Io l'ho visto. Ti somiglia. No, a lei somiglia. Ah, io? Ah. Ma che c'entra lei? Io ho questo a fianco che guida. Ma io sto da questa parte. Ma dove sta? Ma dove sta il suo? Io non ho... Cioè, la 50 non lo sento. Ma come non mi senti? Ma chi è questo che parla? Un fantasma? Ah, un fantasma, sì, sì. Guarda, guarda, uno schiaffo. Pam! Aia, 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 aia. Ciao ragazzi. Ciao, ciao. Bello comunque questo camioncino. Ti piace? Ti piace? Bello, ma dentro ci sono i PC da gaming. Sì, ci sta, sì, sì. Dentro un vostro collega che sta giocando quello che sì, sì, sta giocando a Call of Duty. Sì, è lì dietro che sta giocando. Non guardare cose, No, non sta giocando, sta giocando in un altro modo, io guardo. Ah, senti, ma come vuoi dare un Ciro, ma se do gas lo stiro solo. Ah, il furgo non posso farlo, va bene. Allora niente, mi dispiace, ciao quindi. Buone ciao. Carine, arrivederci, gente. Arrivederci. Ciao. Andiamo a rubare. Che? Cosa? Ma non ho capito. Mamma mia. Vabbè, ma lo facciamo un controllo su questo? Dai, dai, dai. Guarda, se continuano scendo, dai, che facciamo un bel controllo. Su. Ma adesso c'è pure il Power Ranger, c'è pure il Power Ranger, cioè io controllerei. Sì, ma Marco è morto. Che facciamo? Controlla, vai dietro. Dai, torna dietro Marco, andiamo a controllare quelli, dai. Dai, dai. Già perché ha detto andiamo... Quelli a piedi. Che stavano a fare un po' troppo... Ok, fermate così. Erano troppo spavaldi. Fermo qua. Ah, posso. Signori. Allora, signori. Facciamo una bellissima cosa, no? Perché? Dato che è una bella serata, ci fornite tutti quanti il documento. Esatto, documenti. Ma è molto normale. Dani, normale. Dai, forza, documenti, su. 55, avanti. Sì, interrogativo. Salve. Salve. Allora, ma qua siamo due venga quello rosso il borsone rosso. Vogliono me perché se ne è livello. Vai, dammi i documenti gentilmente. Vai, tanto adesso mi siete sicuro. Ok, c'è il Ciro Esposito. Esatto, c'è il Ciro Esposito. Piacere. Che lavoro fa? Spazzino, laboratorio ecologico, aiuta la città. Ok, ma no, ho capito, mi dica. Montana, andiamo, dai. Andiamo? Le lasciamo andare? Sì, sì, lascia. Ecco a lei, ecco a lei, signor Ciro, vada. Aspetta un attimino, capitano. Andiamo, andiamo. Arrivederci, capitano. Grazie, arrivederci. Bene, effettivamente. Vedi la patrona sui veicoli. Se non si spostano, non lo posso aiutare. Si sposti, per favore. Ciao, ragazzi, vi domani. Si sposti. Chiudi la porta. Ciao, mamma mia. Vai Marco, accendi. Ma ci stava una chiamata? Dove dobbiamo andare, ragazzi? Hanno mandato l'ultima posizione, Montana, apri il godino, metti, dai. Dai, ok, metti. Vai, l'ho messo, andiamo. Ma che è successo ai colleghi? Hanno detto che riserva ausilio perché ci sono 5 veicoli sospetti fuori il tequila e ci sono alcune problematiche, a quanto pare. Ah, ok. Si sono chiusi dentro il negozio e...
Andiamo. Addirittura. Vabbè, andiamo a vedere. Ma mi sa che c'è pure la polizia da quello che vedo, no? Ah, non lo so, guarda, questi stanno rientrando adesso. Che ore sono? Boh, non lo so. Vabbè, vabbè. Ma andiamo a vedere. Tra poco staccano anche loro perché tra poco finisce il turno. Staranno rientrando adesso, non lo so. Ma sicuro? È probabile. Vabbè, quindi ci sono 5 auto sospette, quindi. Sì, quanto detto dalla 55, ciò che... questo che ci hanno riferito. Ok. Vai, stacca pure, stacca. Vai, vai, vai. Non abbiamo un fiammiferro, abbiamo un carro armato. Eh sì, comunque è sì. Lentino, no? Vabbè, oh, sembra un furgone, mo. Che va a svolgere... lo so, però dai. Tipo... Ma qua era la chiamata? Ma salita, Ma qua la chiamata? Piano, piano, aspetta un attimo. 55, interrogativo, da posizione? Sì, ci siamo messi nelle vie... Ah, l'abbiamo visti, sì. Se vuole ci convergiamo. Davanti al locale. Arma dei carabinieri, qui la polizia di stato. Eventi polizia di stato. Aspetta un attimo. Sì, allora vi avvisiamo che ci sono momenti strani alla Banca d'Italia. Varie macchine girano incessantemente per la zona. Noi già stiamo controllando, però ci servirebbe qualche ausilio. Quindi prima passiamo al tequila e poi andiamo. Bene, ricevuto polizia di stato, effettuiamo un controllo su veicoli sospetti al tequila e giungiamo il loco, chiudo. Bene, ricevuto, bene, chiudo anch'io. Che facciamo? Ciao Joel, grandissimo. Quindi andiamo a dare un controllo alla Banca d'Italia? Prima vediamo un attimo questa cosa qui del tequila. Intanto ho messo il punto, Sì, ma adesso vediamo un attimo prima guarda. No, vabbè, ma facciamo una cosa. Per arma dei carabinieri. Va bene. Tutto stasera. Vigile del fuoco, avanti. Interrogativo, avete fiamme in volo, chiamando. Precedentemente, ormai è atterrato al momento negativo. Bene, ricevuto. Qui dei miei colleghi hanno sentito l'esplosione in zona della vostra caserma. Interrogativo, l'avete sentito pure voi? Negativo, ti comunico. La 74 converge. 74, interrogativo. Dove converge? Ma lasciati qua, ma tu vuoi mettere qua o per avanti? Un perimetro della zona della caserma. Bene, ricevuto, guarda, ci stanno i colleghi un attimo. Zona Banca d'Italia, ci sono diversi veicoli che girano in modo sospetto. Forse nell'intento di perpetrare un furto alla banca. Dopo aver concluso il controllo in zona caserma, dirigiti lì, dai. Dove hai messo il punto? No, andiamo di là, sì, dietro. Chiudo, esco dalla frequenza. Guarda, dove hai messo il punto? Aspetta. No, ma diamo ausilio ai colleghi qua. Tanto ci sono la polizia e i carabinieri giù. Non sono nomi nuovi. Il punto giusto. No, il punto è quello della banca. Quindi mi confermi, già noti alle forze dell'ordine, già noti a noi? Affermativo. Bene, ma i soggetti dove si trovano al momento? Sappiamo dove sono? In teoria all'interno del locale del tequila e hanno chiuso la porta all'interno. Ah, a posto. A quanto è scritto per una riunione? Vai, andiamo. Vabbè, facciamo un controllino, dai. Ragazzi, ti è successo? Niente, sono questi qui si sono chiusi dentro, no? Sì, questi qui sono pregiudicati. Naturalmente vanno visto e giustamente hanno fatto questa cosa. E vorrei aggiungere che ieri stessa identica cosa, sì. Stesse macchine, stessi soggetti, tutti all'interno. Appena ci ho visto sono usciti fuori una decina di soggetti. Ok, ho capito. Io ragazzi, manganello in mano. Perché vedete... Io ne ho dubbio, so già che tiro quella pistola. No, aspetta. No, senza pistola. No. Allora, guarda, abbiamo i veicoli che sono in divieto di sosta. Vedi lì? C'è il cartello affisso, no parking. Non lo so. Perciò se... bisogna comunicare. Ma questo è senza uno sportello, è la macchina bianca pure? Non lo so. Cominciamo a fare loro il negozio.
che se loro questa zona forse l'hanno acquistata loro, quindi non so. Vediamo un attimo. Però aspetta ragazzi, stiamo attenti però, perché però ragazzi, stiamo attenti perché ne possono essere da cioè dalle macchine, occhio però, contattiamo prima la polizia di stato e Vizzeri, guarda, stanno un attimo su un controllo in banca centrale loro. Che famo con lei? Senti, intanto apro qua per fare le multe. Vai, vai, apri, apri. Allora ragazzi, una cosa un po' rischiosa qua, che ci sono tante auto, quindi dobbiamo stare attenti, ci sono molti, molti soggetti all'interno, tra cui anche i pregiudicati, come ha detto i colleghi. Quindi, aspetta, sono Marco, il collega mi mette sotto, spostiamoci. Quindi dobbiamo stare attenti, ragazzi, quindi adesso faremo dei controlli le macchine qua. Tanti colleghi stanno andando anche alla Banca d'Italia, ci sono stati dei movimenti. Potranno essere anche loro, ragazzi, perché hanno visto molte macchine, potranno essere loro che si stanno organizzando per fare un colpo alla banca. Beh, quindi non lo so. Io lo prendo sempre in questi eventuali. Attentiamo, vediamo un po' che succede. Ciao YouTube! Bentornato YouTube, buonasera. Ciao caro. Che dici, vogliamo fare un controllo delle targhe? Ma intanto tu fai un controllo delle targhe, vai. Comunque io avevo visto non sotto ma sopra, il piano di sopra, avevo visto salire le scale, 50 da 74. Non c'è ancora un secondo. Cosa? Allora, controlliamo le targhe. Ripetere messaggio. Questo è, si chiama Don Pietro Esposito. Disponibile di polizia. Sta a posto, ninja, già caro. In teoria da qua hanno visto come si comincia a fare. Cominciamo a scrivere le multe. Allora, ma ci dobbiamo segnare chi sono i proprietari, no? Ci dobbiamo segnare i proprietari? Si segna tutto, vai. Ok. Sì, domani facciamo famiglia bastone, raga. Allora, questo segnato, vediamo un po' questo qua, raga, segniamo. Intanto vi faccio dei screenshot, così poi da poter fare veramente. Questo si chiama... No, dai, questo io, già come si chiama, mi dissocio. Interrogativo, dove sarete? Ok, questa pure, come si chiama? Brian, ok. Diciamo anche lui prendendo presa appunti. Vediamo un po', ragazzi, se... Queste altre macchine qua, ma vedo anche un po' danneggiate le macchine comunque. Informazioni veicole, Antonio Furetto. Vanno nell'altra entrata principale, così vediamo se sono dall'auto qua. Dopo i screen li prendo da Steam. Che cosa ti mancava? La macchina. Ma poi due. Fabio Liggio. Che devo suonare? Io devo parlare, non si può sentire. Signori, ci sentite? Sento anche dietro. Due pattuglie della polizia stanno arrivando al locale. Mica però così è troppo. Io, colleghi, ho preso tutte le targhe. Sì, anch'io. Ho fatto anche i screenshot, poi segniamo, poi vediamo. Mm-hmm. Sì, però ma sotto ci sono gli altri colleghi, sotto? Non so, comunque leggermente troppo pure la polizia di stato. Cioè, sembra un blitz. Infatti. Ma non rispondono? No, non sta rispondendo nessuno. Abbiamo bussato più volte. Quei carabinieri, sentite l'interno, aprite la porta? Un controllo? Carabinieri, un controllo, aprite la porta? Perciò è impossibile sta cosa, c'è sta qualcuno. Aspetta sì, un attimo. Ma io li sento urlare. Ma sì, sta qualcuno dentro. Arma si sentiva... dei carabinieri, sentite? Interrogativo, c'è qualcuno disponibile per un pattugliamento? C'è un collega smontante al momento. Attendete un attimo, ragazzi. Qui carabinieri. Ma ci possono... Signori, massima attenzione. C'è qualcuno? Potete aprirci. Potete aprire un controllo, per favore? Per quale motivo ci avete mandato? Dei veicoli? No, non dobbiamo fare un controllo all'interno, dobbiamo controllare l'esterno. L'esterno, i veicoli. Allora, i soggetti mi stanno parlando qua sopra, non riuscite a salire? Arrivo.
No, le multe restone perché c'è scritto proprio divieto di sosta, no parking. Sosta, perciò vi chiedo la presenza di almeno un soggetto così da rimuoverlo. Nulla di che, ragazzi. Ok, salve. Venga. Salve, buonasera. Ha le chiavi di tutti i veicoli? Mi scusi, però qua è proprietà privata. Come, scusi? Dico qua, è proprietà privata. È proprietà privata? Sì. Ma noi vediamo. Allora, ragazzi, stanno spostando tutte le auto. Noi ovviamente abbiamo preso anche le targhe per eventuali. Vabbè, ragazzi. Però voglio dire una cosa, mi scusi, ma c'è proprio un garage qui. Perché non avete parcheggiato lì invece di qua? Cioè, c'è un garage proprio qui, vedete? Boh, vabbè, a parte questo, poi nel caso quando avremo a fare i controlli chiederemo il motivo del garage. Sì, va bene. Sono le informazioni di cattura. Cioè, nel caso non risulta la che sia vostro, vi arriverà la multa direttamente a casa. Ma problema, mandateci la multa. Va bene, certamente, però un controllo in catastro. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Ragazzi, mamma mia, cosa ho sentito? Lo so, pure io ho sentito, lascia per... No, ma aspetta un attimo, tu non hai sentito cosa stava dicendo. No, non ho sentito. Ha detto che c'è stava uno dei nostri che sta a fare alcune cose. Ma il collega dove sta? Il collega dove sta? Io sì, voi non sapete bene. No, ma vogliamo sapere che problematiche ci sono. Non si preoccupi, continui la sua vita qui, non si preoccupi. Ma che è successo? Ma che è successo? Minchia, ragazzi, per un controllo così, madonna mia. È vergognoso. Vabbè, andiamo via, dai. Veramente vergognoso. Dai, andiamo via, abbandoniamo la zona. Voglio, sta attento, che non vorrei che entrati. Sai meglio di me con questo problema. Silenzio radio, un attimo, silenzio. Perché mi devo smuttare sulle scorpie? Dopo c'era un'altra cosa fuori, devo smuttare sulle scorpia. Questa troia. Ma il collega dove sta Marco? Scusami. La Isis era qui. Ma dove sta Marco? Andiamo via tutti quanti, andiamo via, dai. Andiamo via. Ragazzi, ormai tanto siamo andati fuori. Ma che cazzo? Via, tutti quanti, via, tutti sui veicoli, andiamo via. Ma Marco dove sta? Berto, maresciallo, andiamo via. Andiamo via, Marco. Marco, sali. 115 arma dei carabinieri. Avanti, 115. Praticamente siamo tutti portati avanti al garage centrale in piazza Castiglia. Abbiamo visto una rissa tra due persone. Ma perché non lo parlano? No, ma lascia perdere, andiamo prima che mi incazzi. Bene, veramente, subito, dai. Ti mando subito un autoradio. Mi sai dare delle notifiche in più? Dai, portato, dai. I soggetti. Aspetta, sì, uno aveva un borsone rosso e un altro aveva un giallo. Vai. Vai verso la banca, vai. Bene, ricevuto, arriviamo subito. Ricerchi di muovere troppo. 55, dai. Però raga, io posso dire una cosa. Ma lascia perdere, dai, lascia perdere. Dai, muovetevi da lì, non c'ho voglia di chi. C'è modo e modi, perché se lui è in live, intanto voglio sapere chi è questo. No, ma poi scusa, si mette a dire, si mette a dire,
Ma stanno in live, stanno in live. Ma che significa siamo in live? Scusatemi. Montare subito dalla posizione. Ah, va, fammi mutare la radio che mi sta andando in coglioni. Tre spettatori. Sì, ma scusa. Sì, vabbè, ma che sì, ma che cazzo significa? Ma fammi capire. Gente che fa, no? Gente ma che fa tre spettatori e dice che si fa metagame. Va bene. Ma metagame cosa? Ma che metagame è stato fatto? Scusami. Ma che ne so, ma chi cazzo? Ma che c'entra che siamo in live? Che c'entra? Abbiamo visto delle macchine lì e basta. Cioè, che abbiamo fatto? Scusami. Cioè, io non so che problemi c'ha sta gente. Io non so che problemi c'ha queste persone. Cioè, ma sai che significa parola metagame? Sai che significa parola. No, so di, lo so. Ma sai che significa parola metagame? Dai, su. Favore, dai. Vabbè. Dimmi un po' che è successo qua. Ma niente, cioè per un normale controllo ti danno addosso. Ah boh, lascia perdere. Andiamo avanti. Lascia perdere. Tu dovevi sentire ciò che stavano a dire, nel senso che Zulu, io l'ho sentito, Zulu, io ho sentito tutto. Ma fuori RP in quella questione lì. Ma stavano dicendo cose impensabili. Dai, no, raga, io non banno nessuno. Ieri in live. No, no. Ma raga, ma non è possibile. No, allora mo a sto punto, a sto punto io mo esco e basta, che io vedi, già mi sono scazzato. Io già così non voglio giocare più, basta, cioè non ha mai am su. Mai am su. 55 signori forse non hanno bene. Ma ragazzi, la gente che differenza c'è tra camionetta ovvero tra battaglione mobile. Che poi voglio dire, no? Mobile, vai io se sei in live, stai all'RP, no, che cazzo te ne frega, madonna. La stazione mobile. Giustamente, Digi, noi facciamo uscire il GIS per il controllo su dei veicoli. Per questo che hanno dato i numeri. Noi abbiamo chiesto... Raga, cosa è successo qua? Stavano litigando. Sono usciti in 20, ve lo dico in poche parole, signori, qua, se sono alterati perché dobbiamo fare una cosa che gliel'abbiamo bloccata, punto. Digi, imparassero a fare le cose che facciamo tutti quanti, non alla prima cosa si lamentassero. Comunque fatto sta, potete togliervi da lì gentilmente così evitiamo questioni di questo genere. Siamo già ragazzi. Bene, ottimo. Ritorniamo, per favore, al normale pattugliamento. Grazie mille. Chiudo. Che è successo qua? Buonasera. Aspetta, raga, un attimo, uscire, rientro. 5 secondi. Ciao, non lo so, Mini Black, devo uscire e rientrare. Ogni volta che quando si rientra da giù verso città mi dà sempre sto problema. Devo uscire e rientrare un attimo. Che dobbiamo fare? Purtroppo mi dà sempre sto problema. In città e rientro. Ah, comunque, boh, io non capisco perché si debba fare tutto ciò. Mi ripeto. Non lo so. Mi dà un po' fastidio perché nel senso che qua nessuno ha fatto metagame, non è perché uno sta là. Io mo ci voglio tornare un attimo 5 secondi e poi si va avanti, non ci voglio tornare più. Qua non c'entra uno che sta avanti, qua non c'entra uno metagame, non c'entra niente. Noi stiamo a far là, siccome abbiamo visto tutte le macchine lì che stavano in doppia file, abbiamo fatto dei controlli, punto. La fase è bloccato... Ma no, ragazzi, non devono essere bannati, ripeto, non è così. Non è che devono essere bannati, cioè, ti ripeto. Però non è che uno perché fa un'azione, ma questi stanno in live, ma questo è metagame. Ma che significa, scusami? Allora, tu già perché hai detto così, cioè già sei uscito fuori dall'RP per senza motivo, a me già non piace. Mi sono perso la città, spettacolo. Boh, raga, io quando fanno la gente così non la capisco, sinceramente, perché non è stato fatto niente da poter discutere. Vabbè, comunque, andiamo avanti. Cioè, così rovini il gioco a tutti, rovini a chi guarda la live soprattutto, ma chi gioca? Ma no, uccelloide, ma non vanno, ma nel senso, bannati no, perché... Alla fine sì, ci può stare, però bisogna dire a queste persone che se i carabinieri o l'FDO fanno un'azione, non è perché o uno sta in live o perché si fa metagame. Cioè, capito? Cioè, dai, stavano a di cose... Io, raga, ho dovuto abbassare pure il microfono. Dai, stavo a sentire certe cose, su. Cioè, non fa bene neanche al server queste cose qua. Cioè, dai. Cioè, non va bene. Comunque sto rientrando. Cioè, non... Non lo so, raga. Ti ripeto, si sbaglia perché se ne può. Cioè,
Io la penso così, posso pure sbagliare io, però... Cioè, ti ripeto. No, ma Gen, ma figurati, ma io sto solo a di quello che era capitato, ma... Sinceramente. Ciao, YouTube. No, ma non è fatto di logica, Gen. L'RP si gioca in base a certe cose, capito? Sì, ci vuole poco. Basta che tu se ti vuoi divertire e giocare bene, devi fare RP per poterti divertire e giocare bene. Ma io non so di che loro non sanno fare RP. Attenzione, non mica sto dicendo quello. Però era un'azione che non... Cioè, non è nel senso niente... Cioè, nel, capito che voglio dire? Cioè, è un'azione tranquilla che... La pattuglia dei carabinieri ha visto un movimento sospetto, punto, cioè, ma niente di che. E si stava controllando, ma non stava niente. Gli abbiamo soltanto chiesto gentilmente di spostare le auto da lì al parcheggio che stava a fianco. Cioè, non è che gli è stato chiesto uscite tutti, mani in alto in arresto, cioè, capite che voglio dire? Cioè, io non lo so, cioè, si sono innervositi per cosa? Cioè, non capisco. Bro, chi mi puoi tippare da te che sono dovuto uscire e rientrare? Ah, aspetta, tanto sto qua. Devo tornare un attimo in caserma a rimettermi a diviso. In RP devi usare la testa, non difenderti dietro al... Ragazzi, in live. Quando faccio la famiglia bastone con Daniele. No, aspetta, Gabri, ma sei uno di quelli che stava in gioco? Perché mo mi incazzo seriamente. Mo se vedete che mi incazzo, ve lo dico, Cioè, ve lo dico, Perché io non ho fatto niente per offendere. È stata fatta un'azione di controllo di spostare solo le auto. Cioè, non è stato fatto un'azione contro di voi. Voi subito vi siete allertati dicendo perché stavamo in live. Che cazzo c'entra che stavamo in live, scusami. Cioè, se vogliamo discutere, mo vengo in disco e discutiamo perché mi sono rotti i coglioni. Scusatemi. Che è ste cose, scusami. Ah, ok, Gabri. Allora non dire queste cose, scusami. Scusa, Gabri, non... Cioè, perché hai detto una cosa del genere? Come se fosse colpa mia io. Ma che ho fatto, scusatemi. Io stavo solo spiegando quello che era successo, punto qua. Non sto accusando nessuno, non sto dicendo niente. Dai, su, diciamo cazzate, per favore, signore là sopra, può scendere per favore. Scusa con lei, sono dovuto attimo uscire e rientrare, scusatemi. Tranquillo. Volevo solo fare un mamma mia, te lo giuro. Sono un pazzo selvatico che parlavo. Sì, ragazzi, mi hanno confermato. Collega, sono dovuto attimo uscire. Ah, ok, Gabri, si è espresso male, ok. Ma io non ce l'avevo con te, attenzione. Io credevo che eri uno di quelli che stava a giocare. Che viene qua e mo mi attacca, ma io non ho fatto nulla, capito? Gli ha fatto la segnalazione. Poi vabbè, pensiamo a non giocare. Non era cieco. Se vede una cosa, la dice. Mi ha picchiato a me o ha chiamato lui? C'è stato un antenco. Ma che c'è, la bandana senza capelli? Però devi metterti la divisa, vero? Sì, bro. Aspetta, che vieni qua che ti porto un attimo in questo antenco. Di raggiungere la pistola. Secondo me... Vieni vicino a me. Vai. Ah, lasci ragazzi, mo vediamo, lo riportiamo io e Marco, mo vediamo. Lasci con la famiglia Bastone. Con la famiglia Bastone, sì. Ma che è successo? Ok. Scusate raga, questo un attimo è fuori RP, un attimo, perché sono dovuto uscire e rientrare. Ti lascio qua, quando sì, hai fatto, sì, sì. Riporto lì. Va bene, va bene. Quindi perché sono un attimo dovuto uscire e rientrare, mi rimetto un attimo la cosa. User left your channel. Salve collega. Ok. Allora ragazzi, la famiglia Bastone, ecco, mo Marco l'ha detto, domani, perché io a Marco lo devo aggiornare su tante cose che sono successe, quindi domani, mo vediamo, penso domani sera la famo. Cioè, vado, quando succede questa cosa a me mi fa girare, cioè non lo so, cioè mi passa la voglia di giocare, te lo giuro ragazzi. Però vabbè, mo pensiamo a giocare. In da sta gelle ne ce voglio sta, na voglio manganellare Marco. Con lei?
Ma tu sei da solo? Sì. Va bene, ma vieni un attimo con me, dai. Ma chi c'è? Ciao, Gabriele. Io stavo con ufficio mobile. Ah, e adesso con chi stai? No, sono dovuto un attimo uscire e rientrare per problemi di città e... no, in teoria sto ancora con loro, ma loro ne sono già due. Sì, mo vediamo, forse stanno qua fuori, vediamo. Ma perché non mi fai andare in radio? Carta, mi devi controllare se c'è il portadormi. Ma sì, ma... cioè, ma figura, ma io stavo solo a spiegare quello che era successo, perché... ripeto, ma acqua passata, basta, non voglio manco parlare più, sinceramente. Affermativo. Vai, bro, tippami. Bene, chiudo. 167. Raga, questo è tutto fuori RP, quello che state vedendo, un attimo, perché sono dovuto tornare... È stato il 27. Poi si riparte. Non ha reati, giusto? Negativo, né... Bene, chiudo. Skill panico, grazie al follow. Io esco secondo della frequenza, vado in frequenza. Bene, 115. Marco? Forse non mi sente un attimo. Con lei? E? Vai con lui allora? Con lui chi? Con lui, non vai con lui? Non lo so, forse sta con l'altro. Ma l'altro tosto non ci sta? Eh? Non c'è l'altro, dove sta? Ciao, Mr. Derrick, carissimo. Bro? Bro, vai, tipo, 167. 167? Sì, ma Gabri, ti ripeto, io non ce l'ho con te. È solo che mi hai dato impressione che stessi con loro, per come hai scritto, ma tranquillo. Ecco, questa va a spiegare. Io ho visto che era una pistola a giocattolo. Lo state dicendo voi, che siete amici, perciò non ci sono gli estremi per tirare fuori un'arma da fuoco. Ma questo perché sta vestito come una Barbie? Avevo un pizzichino di cuore rimanente, signore. Ma perché questo è vestito come una Barbie? Un soffio e cadevo giù. Va bene, ragazzi, va bene, dai. Vabbè, risolvetela fra di noi, però mi raccomando. Ma sì, ma noi siamo amici, scherziamo. No, capisci che poi qua passano... grazie Nick! Donne, ragazze, studenti... Voglio manganellare Marco! Se ti è camion, addirittura un camion! Furgoncino! Cioè, lei ha visto un camion? Sono fatto! Ah, sei fatto, vieni qua, è bello, vieni. Sei fatto, vieni. Ma perché sei vestito come una Barbie? Ma perché? Scusa. Perché è il nuovo stile. Guarda quel pazzo. Oddio. Controlli lui, guardalo. Ma quello, scusi. Salta sulle auto. Ma tu quello là lo conosci? No, non so che sia. Ma come mai porta la bandana senza capelli? Ha avuto un po' di problemi, sai, come all'ospedale. Ha perso i capelli. Doveva fare il trapianto, però siccome ha la malinconia dei capelli. Vabbè. Quindi si mette la bandana per ricordare i vecchi tempi, insomma. Esatto, vede la mia cresta, lui non ce l'ha mai. Ho capito. Vabbè, però comunque, mi faccia un favore, no? Mi fa un favore. Certo. Cioè, da lontano sembra un Power Ranger, per favore, si vada a cambiare, oppure si mette un colore diverso. Ma era il mio cartone preferito da piccolo. Lo so, pure il mio era. Però, insomma, il rosa non è. È un pazzo, Vabbè. No, ma sai qual è? Che quando casca sbatte il muso e poi se ne rende conto. Vabbè. Ma spiegami, cosa è successo a pistola giocattolo? Che è successo? Praticamente questi due sono amici, io ero lì, ho visto la scena proprio, si sono iniziati a menare forte. Ma perché? Ma per cosa? Non lo so, non l'ho capito, dovevano scherzare, mi sa. Vabbè dai, risolvetela. Risolvetela tra di voi, Certo. Buona giornata, gente. Ciao, salve. Salve Power Ranger. Ciao Simon Kane. Ok, l'amico può tirare fuori la pistola. Sì, può tirare. Ma quello c'è una canna in bocca. No, non è una canna. È una peretta, ora va. Ha parlato. Ma i baffi è rosa. Ragazzi, ci mancheresse. Ci mancheresse. Ah, che bel italiano correggiuto proprio. Stasera concludiamo. Guarda, Brumotti, ragazzi. Brumotti senza capelli si fa male.
assaliamo Brumotti. Brumotti senza capelli. Ci mancherebbe, ci mancherebbe. Aspetta, aspetta, aspetta. Senta Brumotti. Clippate, raga, clippatela questa. Senti Brumotti. Salve Brumotti. Ma che fa Brumotti, lei? No, perché usava il mio. Ci mancherebbe. Però in certo senso sì. Ma che fa Brumotti in città? Si fermi, no? Cioè salta sulle cose, non lo so. Porto cristalli in strada, però se vuole smetto. No, non è che la smette, non cioè non fatto morire. Cioè non sali ha qui fatto che morire, amico. Come cazzo parli? Però stia attento Brumotti, ok. Niente, qua c'è un Brumotti. Oddio, non c'è manco un panino, non c'ho. Mamma che casino. Ma ci mancheresse. Ci mancheresse. Ci mancheresse. Uno oro, uno grigio. Allora, hashtag ci mancheresse. Il nostro maresciallo qui. Ma che maresciallo qua, il grandiato, guardate qua. Ma ci mancheresse. Ci mancheresse. Del corpo dei carabinieri. Ci mancheresse. Se proprio... Comunque, allora, all'amico. Se qua il tuo amico non parla italiano, sei autorizzato a tirare fuori la pistola. Beh, se te lo dice il maresciallo. Esatto. Ora chiami i miei colleghi. Ecco. Io sono parte... no, io sono in quest'ora, sono in quest'ora. Ah. Io faccio l'agente di polizia. Io. Ma lo sai che se vai in giro di cose che tu non effettui veramente. No, ma no, collega. Volevo fare una battuta. No, collega. Secondo me, aspetta un attimo. Comunque, secondo me ti dobbiamo fare l'articolo 75 stasera. Sì. No, ma lui. Quella. No, collega. No, non è una camera. Sembra. È un Power Ranger. È un Power Ranger. Ma aspetta un attimo, dammi un attimo. Ma ci manca adesso nella canna. Fammi sentire. Fammi sentire l'odore. Senti che è buona. Ma non è una canna, è un cannone. Menta dal prato di mia zia. Ma è un cannone quello, cazzo è un astronauta. Ci mancheresse. Attento. Guarda quello con la maschera. Ci mancheresse tanto. Ma? Ma? Guarda, ci vede la frattina. Scusi? Ma scusi? Scusi, perché c'è la maschera? Grande Nico. Ciao Davide. Scusi. Questo che questo ho capito che no ho capito. È l'altro Power Ranger amico suo. Ah, ok. Ci mancheresse. Quello è tantissimo. C'ha problemi al cervello, guarda, non ho dubbi. Ma quello anche il collega, non si preoccupi. Guarda la striscia di sangue, è appena investito quella. Comunque lei adesso smetti di farsi le canne. Andiamo ninni. Ci mancherebbe, arrivederci. Capito? Lei basta farsi le canne. Un'attrice che è brava alla matematica. Avete una serie da pulire. Mamma mia. Ho sentito troppe cose. Voi mi vedete con arrivederci. Guido io. Vabbè, c'è te schermati un po'. Diciamo stanziato sociale. Arrivederci. Vabbè, ci mancheresse, dai. Ci mancheresse. Arrivederci. Salve. Mamma mia, che cacciara questo. Madonna. Ma ci mancheresse, mi sono morto. Ci mancheresse. Oh, ma c'avete un panino per caso da darmi? Ma un panino? Sto a morire. Ma pigli 1400 passe non c'è un panino. No, non ce l'ho. Dimmi il numero di scarpe. 167. C'ho il piede molto grande. Vai. Grazie. Oddio, raga, veramente c'ho mal di testa con questi qua. Come a me se ne veda bene. Assurdo. Dimmi il numero di scarpe. C'è un elicottero in volo. C'è un elicottero. E non me lo dà il numero di scarpe. Forse non si vede il numero, si è cancellato. Guarda che io marco. Sì. Sì. Non so posto che avevamo visto prima Fermi lì. Sì, è un po'. Sì. Un po' di diatriba da risolvere. L'aneddoto di stasera ci mancheresse, ragazzi. Esatto. Ma aspettate, ma sapete il locale quello là? Domani glielo pusho e glielo metto sotto sequestro. Ah sì? Perché? Con Nassi, io ma perché? Ah, è regolare. Il parcheggio non è suo, non ha fatto la scia. Mi sta detto troppe cazzate. Romani non è più suo.
Oh, ah, vabbè. Poi a fare troppo i pignoli, poi lo prendiamo in tasca. Esatto. Domani sono i negozi, non esiste. Bene, ottimo. Bene. Ma le cose. Sì, anche la finanza arriva. Ottimo. Buono, sì, buono. Poi, sai cosa, Rizzi? Imparano a fare i gradarsi per un normale controllo. No, perché mi fanno dire... Ma, sì, ma aspetta, ma non era un controllo, era giusto far spostare le auto. Ragazzi, cioè, non era niente. Andiamoci a prendere un caffè, dai. Dai, andiamo a prendere un caffè. No, andiamo al bar, dai, andiamo al bar. Andiamo al bar, dai. Andiamo al bar. Comunque è colpa sua. Offro io, dai, offro io. Vai, gira a destra. Offre, ma, offre lui. Ancora andiamo. A destra, a destra. Quello lì vicino all'ex armeria, dai. Ah, là, vuoi andare? Ok, andiamo. Qui andavamo. Ma è buono il caffè lì, è buono il caffè. Ma Marco, ma Berto, ma te lo ricordi, lo freddi? Certo. Te lo ricordo. Vai, poi gira a destra di nuovo, poi a sinistra. Quello vicino alle poste. Così ci prendiamo un bel caffè e facciamo un Papa Charlie con loro. Un bel caffè brioche. Caffè brioche. Okay, questo qua a sinistra, no? Sì, questo. Sì, questo. C'è il parcheggio vicino, ma... Ah boh, ma scusa, guarda Zulu, alla fine, il controllo non era, perché abbiamo... No, siamo fermati per farle molte. Esatto, poi gli abbiamo detto gentilmente se potevano spostare le auto dal parcheggio. Al parcheggio. Cioè, non è che è stato detto cose. Cioè. Ma ragazzi, ma venite a bere il caffè, poi smontiamo, dai. Dai, tutto il caffè, dai. Tutti il caffè, tanto offre il maresciallo, dai. E c'è il parcheggio, è assurdo parcheggio. C'è il parcheggio, c'è il parcheggio. No, se dobbiamo andare via di volata, ce l'abbiamo. Assurdo, assurdo. No. Assurdo, perché sono marciapiede, assurdo, guarda. C'è un'emergenza. Guardalo. Guarda, Zulu. Assurdo, con due ruote sopra, assurdo. Vai. Ok, ragazzi, paga il maresciallo, quindi prende tutto il bar, mi raccomando. Io c'ho 5 euro. Io non c'ho niente, a me c'ho 5 euro, per te. E c'è un cazzo. Offre lui, offre lui. Io 27 bello. Euro, assurdo. Ma ah, 20... sapete che c'è sei ricco. Qui. Ma un? Un piano di sotto. Buonanotte, ragazzi. Buonanotte per chi vai, grazie di stati con me. Sai che sotto cosa facevamo? Venga, venga. Facevamo gli incontri massonici con la finanza. Ma come incontri massonici? Ma io non lo so, guarda. Una volta era mio l'ultimo. Sì, sì, c'è sta. Sì, sì, i tuoi sogni. E non c'è il caffè, vabbè. Dove vanno? Ah, ma sono andati giù? Sì, sì, sono andati giù. Io intanto bevo il caffè. Aia, 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 aia. Ci sta la saponetta. Si scivola. Aia. Si scivola. Mi sono accappottato per le scale. Occhio che si scivola. Occhio che si scivola. Sei tu che ci scivoli. Si scivola. Occhio Tomma, si scivola. Si scivola. Si scivola. Andiamo sotto, dai. Andiamo sotto. Mannaggia la miseria. Ma? Che stanno i bagni. Ci sta il bagno. Oh, bello. Oh, che figata qua sotto. Ma sai che non c'era mai stato qua? Possiamo venire a fare le pizzate. Aspetta, aspetta. Tanto siamo a staccare. Aspetta. La pizzata del nudo. Facciamo la pizza dei colleghi, dai. Collega, facciamo un duetto, collega. Un duetto? Dai, facciamo un duetto. Facciamo un duetto con la... No. Facciamo un trietto. Dai, un trietto. No. Ah, conoscete la canzone Cicirinella teneva? Cosa teneva? No? No? Non la conoscete, Cicirinella teneva? Cicirinella teneva, che teneva, Cicirinella teneva, tu tenante... Lucani, Cicirinella... Sta Cicirinella. Ma non la so, ma mi dica lei la canzone. Ma questo canta a collega, ma sbaglia, va fuori ritmo. Hey!
Oh, è brava a suonare la chitarra. Aspetta. Dai, non parla più piano, raga. Oh, ma mi ha inculato la chitarra, scusa. Raga, clippata da voi. Sparali. Aspetta, aspetta. Aspetta. È il gradino. Aia. Aia. Occhio al gradino. C'è il gradino. Allora, allora. Allora, qua rischia. Collega pure tu. Collega. Non riesco a stare in piedi. Sono serio, mannaggia. Mannaggia la matasca. Madonna. Buonasera, devi contattare quelli più in alto. Per acquistare questo negozio... Ah, signore, perché io ho fatto tutta la pratica per comprare un negozietto per mantenerlo e tutto, ma sono arrivato là e non c'è neanche un negozietto. In città ci sono molti negozietti senza mangiare, senza scorte, senza che fanno qualcosa. Devi dire? Sì, devi dire, essendo inattivi, se puoi prendere tu la... Se ne posso liberare qualcuno. Tipo quelli di Arsenio Sallus che non l'ho mai visto. Ma tu come conosci tutta sta gente? Faccio il NAS. Ho capito che fai il NAS, ma c'è i nomi pure di mia sorella sul nome. Ho capito, ricordati sta cosa, che tu fai parte di un corpo. Il soggetto qui davanti è un civile. Ste cose non vanno dette oltre l'ufficio, perciò questa è da... Mai non ho sentito niente. Andiamo, vabbè. Grazie mille, rapporto. Signor Carabinieri. Grazie mille, gentilissimo. Cabbadini. Sì, però scusi, E devo fare una bella multa, però adesso. Perché? Guardi, ho parcheggiato. No, già era così. Ah, era già così. Io arrivavi e era andata. A così? A così era, va buono. Vabbè, so dice lei. Sì. Ci mancheresse. Ci mancheresse. Signori. Perché purtroppo, vedo, diciamo. In Italia però, c'è dai, ragazzi, passa Andiamo. Arriveresse. Dai, porto io, dai. E brezza fino alla fine. Facciamo un rosario. Ecco. Fai un rosario. 50, ma se facciamo un papà Shaddy con loro? Ma stanno andando via. Hanno concluso il tuo. Oh, ma quando va piano sto coso? Sì, ma non mi spaventare, cioè nel senso te ne esci. Piano, come va? Spegnisti cose, dai. Zulu. Spegnisti cose. Senti, lei sta rischiando la manganellata. Ma no. Se ti ho già tirato tre ganci di sotto, va bene. Non le dici queste cose, hai pigliato le botte. Ma smettila. Botte. Gabbarini era a bordo. Come... Silenzio radio. Come la vedenza. Venga da evidenza. Ha preso una botta. Una botta. Guarda cosa. Oddio. Ma sono un freno sto coso. Minchia, me la sono fatta sotto. Vedenza fino alla fine. Oddio. Avrà preso una botta. Ma che facciamo? Mi metto in auto in radiomobile e andiamo a fare un servizietto. Ah sì, dai. Aspetta che mi vado a cambiare la città di viso. Però è stato bravo. Chi? Ha parcheggiato. Ah, è vero, sì. Meno male. No, almeno qualcosa so fa, cioè, scusa. Infatti, almeno qualcosa. Ma qualcosa. Ma vattene a fare. BAM! Ma! E BAM! E BAM! Aia! E bam! E bam! Bam! Aia! Aia! Bam! 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 Basta, bam! Pistola, bam!
Porca miseria, ragazzi, arriva la divinità con la grossa, rompe il cazzo, quindi sto. Basta. Già una volta è finita male. Aia! Vado a cambiarmi. Sì, vado a cambiarmi pure io. Marco, dove stai? Vabbè, ah, era per chiudere in bellezza, dai, era chiudere in bellezza. Ma sì. Aia, zoppico. Aia. Collins, dove ti trovi? Perché chiude? Non chiuda. Ma perché chiude? Mannaggia a voi, mannaggia. Ma sarai stronzo. Raga, dopo facciamo Among Us. Allora. Aspetta, raga. Come mai zoppica? Come mai sta in questa? Zoppica perché. Chi è che io? Ma? Aspettate un attimo, forza risolvo. Aspetta. Ma collega, non che forza risolvo. Vai. Mi sembra Ghost Rider. Cosa spara? Sono un po' bruciacchiato. Scusa. Ha fatto la crosticina dura. Ma che cazzo? La paletta spara. È partita la pazzità, è partita. No. Dai, ma stavo a fare lo scherzo al collega. Lui apriva, io chiudevo. vabbè. Tutto in bellezza. Il bello è che lui chiudeva, io aprivo. No, io non lui apriva, chiudevo. Dopo mi hanno sparato e mi hanno ucciso, vabbè. Ho fatto la crosticina come la porchetta. Vediamo dov'è il collega. Ma mi ha fatto la crosticina come la porchetta. Il problema l'ho risolto, no? Vabbè, che sì. Vabbè, adesso possiamo andare. Possiamo andare. Sgombrare la larga. Aspetta, nascondiamo il cadavere almeno. Ma pure, occultiamo. Ma come occultiamo? Si occultano le prove. Ma come si occulta? Ma come si occultano? Ma come sul tetto? Dal tetto, sembra un suicidio. Sì, un omicidio. Ho sbagliato. Dai. Chiamate un 100 qualcosa. Mancheresse. Un 100 qualcosa, dai, chiamiamo un 113 allora. Ci mancheresse? Ma lasciami! Ma no! Ma che? Ma no! Ti sei alzato. Bro, mi senti? Sì, bro. Ok, ora si fa un caso. No, mo stacco, bro, io. Con il sinistra briefing. Mo stacco! Dai, e faccia la partita in caso. No. Ma dove è finito il Zulu? No, non la faccio perché mi sono stufato. Zulu, perché non vieni? Zulu, perché è uno Zulu. Ma non ci sta il canale Zulu? Allora, niente, vabbè ragazzi, mo Marco te la giocava Among Us, e niente, che dire, grazie a tutti, grazie a Marco, ci siamo divertiti, dai, un po', ogni tanto un po' di sclero ci sta, no, raga, non faccio Among Us, perché sinceramente mi sono stufato. È inutile, non fa manco Among Us. Ma tu stai zitto. Perché da oggi c'hai un nemico nel server, devi stare attento come ti muovi. Ah sì? Sì. Chi è? Ci mancheresse. Tu Among Us. Buonanotte a tutti ragazzi, grazie Marco, veramente, grazie a tutti. Ragazzi, niente, che dire, è stato bello, ci siamo divertiti, alla prossima. Ciao a tutti ragazzi, ci becchiamo domani, sicuramente uscirà dei video su YouTube oppure in live, non lo so raga, vi terrò aggiornati, grazie a tutti, veramente.